Ciao, l'avevo detto a febbraio appena presa la macchina che c'era un problema con le luci ambiente, no? Adesso è arrivata l'estate e la sera magari dopo cena si prende l'auto e dentro è più buia che all'esterno. E quindi ho trovato una soluzione, forse. Proviamo a risolvere con questo kit luci, poco invasivo ma dovrebbe essere molto funzionale. Come si dice, potevo stupirvi con effetti speciali e invece ho preferito di no, perché le aziende con le quali collaboro hanno dei kit luce che avrei potuto tranquillamente chiedere per recensire. In realtà l'avevo ordinata una, poi ho fermato l'ordine perché l'installazione non mi convinceva, in quanto non era mia intenzione rismontare nuovamente tutti i pannelli delle portiere, insomma fare un lavoro tappezzerie, c'era da far saltare in aria nuovamente la macchina all'interno e sinceramente no, ho preferito di no. E ho trovato un prodotto sicuramente anche più economico per chi volesse poi installarlo, adesso vi faccio vedere, che è molto meno invasivo e quindi è un prodotto dall'installazione piuttosto facile, tant'è che mi sono divertito a installarla non come diceva il video e il manuale, ma me la sono personalizzata l'installazione. Adesso vedete appunto come l'ho installato, costa 100 euro, vi lascio anche il link di Amazon. Non me ne vogliono le aziende con cui collaboro, però ho già smontato i pannelli porta per montare le maniglie automatiche e il sistema soft closing. Sinceramente per le luci non l'ho rifatto, insomma. Il prodotto è questo, vi faccio vedere sia la resa e qualche passaggio dell'installazione. In pratica l'installazione, che parte tutta da diciamo questa spina da accendisigari, prevedeva l'accumulo di tutti i cavi sotto questo portaoggetti. Infatti questa vaschetta la danno loro in dotazione perché prevedeva il passaggio di 4 cavi qui e 4 cavi qui, che andavano poi ai due sedili, alle due lampade posteriori e poi davanti al cruscotto e alle due lampade anteriori. Ma a me l'idea di far passare tutti i fili da qui e soprattutto di avere un malloppo di fili all'interno di questo portaoggetti non mi andava, quindi ho fatto diversamente, raccogliendo tutti i fili sotto questo spazio, che ce n'è tanto di più rispetto al portaoggetti. Il senso è che tutti questi fili, che sarebbero stati anche di più perché ho fatto dei passaggi più lunghi, sarebbero andati tutti qua dentro, invece io li ho occulto qua dentro, richiudo il pannello così e non si vede nulla. La vedo molto più intelligente. Ecco fatto. Preferisco così, che non si vede nulla, piuttosto che 200 cavi qua dentro. Vi faccio vedere la macchina all'interno com'è. Se tu hai le portiere chiuse, questa è la quantità di luce che c'è all'interno della macchina. E dietro adesso io ho anche il monitor, quindi il monitor fa anche parecchia luce. Se apriamo le portiere, sì, c'è più luce, ma ovviamente non è proprio quello che io intendo per macchina luminosa. Questa invece è la situazione adesso che ho installato le luci ambiente. Ve le faccio vedere da fuori. Eccole qui, con la portiera aperta. Vediamo quelle posteriori. Beh. Che ne dite? A me sembra leggermente meglio adesso la macchina, no? L'intensità della luce, come vedete, si può regolare, quindi se volete una luce molto più bassa basta regolarla, anche se essendo verde opaca fuori a me piace di più questo verde che quel blu, o altrimenti c'è il gradiente che cambia da solo il colore lentamente, puoi decidere anche la velocità. Con l'applicazione c'è proprio da sbizzarrirci, sì, cioè c'ha una marea di funzioni. Adesso vi faccio vedere una registrazione dello schermo per farvi rendere conto. Comunque puoi fare un sacco di cose. È tutta un'altra Tesla, veramente.
è tutta un'altra Tesla, tutta un'altra macchina. Adesso le bimbe ci vedranno. Cari ragazzi miei, a parte che oggi non vedevo l'ora che arrivasse la notte per provare le luci al buio, e devo dire che sono molto molto contento. Il risultato è migliore di quello che mi aspettassi, perché in realtà adesso, se qualcuno andrà a controllare il link di Amazon, le recensioni di questo prodotto sono pessime. Quindi io ho fatto un po' un azzardo, nel senso, ci provo, vediamo effettivamente com'è. Secondo me il fatto che io abbia una conoscenza dell'abitacolo interna, perché l'ho già smontato approfonditamente, è stato un grande vantaggio, perché tutti quei fili dentro al portaoggetti sicuramente mi avrebbero dato tanto fastidio, per quanto la resa estetica è bellissima. Invece ho sfruttato uno spazio che è vuoto, cioè è inutilizzato, quindi su questo secondo me ha fatto la differenza. Sono stato molto meticoloso nell'installazione, nel fissare, diciamo, tutte le strisce del LED, e chiaramente poi il prodotto fa il resto. Insomma, l'applicazione è favolosa e ci permette un sacco di regolazioni. Io, insomma, spero che questo prodotto a qualcuno di voi possa interessare, perché effettivamente molti di voi mi hanno detto nei commenti che trovano comunque la Tesla poco illuminata. Io ho risolto il problema e mi sembra abbastanza evidente. Vi ringrazio a tutti quanti e vi ricordo di utilizzare il mio codice referral, perché è grazie a queste cose del canale, insomma, che la mia macchina nel tempo si sta evolvendo. E vi ringrazio a tutti quanti per seguirmi. Lasciate un like se il contenuto vi è piaciuto, e se non vi siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi. Ciao e al prossimo video.